Pausini che dice le cose che pensiamo tutti. Che belli i nostri ragazzi, grazie, grazie di questa coreografia bellissima e particolarmente adatta a questa giornata. Allora, la prossima storia che voglio raccontarvi ha come protagonista invece un bambino molto piccolo che si chiama Giulio e che ha appena 4 anni. Ecco, la prima volta che ha vissuto Giulio è veramente una di quelle prime volte pazzesche che cambiano la vita. Noi ci auguriamo davvero che gliel'abbia cambiata sul serio. Però per raccontare questa storia dobbiamo farlo attraverso i suoi genitori, che sono felice di invitare qua in studio. Si chiamano Massimo e Samuela. Benvenuti alla prima volta. Grazie. Accomodatevi qua con me, che bella la prima volta di Giulio. Io non vi ho ancora spiegato niente perché devono parlare loro. Partiamo dall'inizio, Samuela, perché dobbiamo spiegare tutto bene. Questo bimbo ha 4 anni, Giulio, quindi andiamo indietro a quel 30 aprile del 2015, sì, quando è nato. Com'è stato il parto? È iniziato un parto normalissimo, io sapevo di dover fare un parto cesareo e quando Giulio è tranquillamente, diciamo, venuto al mondo, io l'ho sentito piangere. Quindi insomma, vabbè, tutte le mamme sanno che appena il figlio piange stai serena, tranquilla, fa, certo, sta bene. Ok, e invece è cambiato qualcosa proprio nei toni delle persone. Mentre Giulio comunque strillava, me l'hanno fatto vedere più o meno così, da lontano, sì, verso i miei piedi, mi hanno detto, guarda, io, dice, lo porto prima al suo papà, mi ha detto questa ostetrica, sì, e io lì per lì ci ho creduto, ho detto, vabbè, magari qui a questo ospedale fanno così prima il papà, vabbè. Ma in tutto questo, Massimo? E infatti io dicevo, ma dove sarà questo Massimo? Io ero nella sala a fianco e arrivarono con una psicologa, con un'infermiera, con lui in braccio, tutto coperto, e mi hanno detto il problema che lui aveva, di questa mancanza del braccio. Giulio è nato senza un braccino. Una buona parte del braccio. Quindi tu poi hai avuto il compito di andare da Samuela. Poi ho avuto l'arduo compito di andare da Samuela dopo una buona oretta e mezza. E i medici si erano proposti per andare a comunicarlo a lei, io non ho voluto perché, certo, conoscendo lei mi sentivo la responsabilità di farlo io. E com'è andata? Non riuscivo neanche a crederci, io continuavo a dire è un sogno, cioè sto vivendo una cosa che non è vera. Lì per lì non ci hanno esattamente spiegato cosa sono stati molto attenti nei miei confronti, diciamo, molto, molto premurosi, questo è quello che è stato. Allora, insomma, quella è stata una prima volta, insomma, difficile, lo posso capire, sarà stata stati la anche prima la vostra prima volta difficile, saranno stati difficili anche i primi tempi. Adesso lui è cresciuto bene, ha 4 anni, è un bambino assolutamente sveglio, con suo fratello più grande. E se siete qui è perché insomma lui ha vissuto una prima volta bellissima che vogliamo raccontare. Sì. È la prima volta in cui questo bambino, Giulio, ha provato a mettere un arto artificiale con la sua manina. Ed è un momento meraviglioso al quale immagino voi lo abbiate già un po' preparato. È il filmato girato dalla mamma, amatoriale, ma con dentro una forza e un'emozione che non potete immaginare. Guardatelo bene e guardate gli occhi di Giulio in questo filmato, la gioia che ha, e sentite le parole che dice. Ecco, questa è una prima volta di felicità immensa. Come fa quella nuova? Fammi vedere come fa. E tu sei? Come sei? Sei emozionato? Sì? È bellissima. Giulio, eccola, guarda. Che figo. Dove sono le busta? Ti sto spiegando. Quella è l'accensione, Dani. Ma è fantastica. Già l'hai infilata. Apri la chiudi la mano. No, no. Con questo qui, ti ricordi? Chiudi.
complimenti. È una prima volta bellissima, questo ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto. Io muoio dalla voglia di conoscerlo. Sei sicura? Sì, lo possiamo far entrare. Sì, sì. Lo possiamo far entrare. Facciamo un grande applauso per il piccolo Giulio. Manina, fai 5, ma va, ma è bellissima, è bellissima. Ma senti Giulia, ma cos'hai qua? Fammi vedere questa pettinatura, no, qua. Che cos'è? Bellissima. Cos'è? T-Rex. Il graffio del T-Rex. Perché? Anche la cresta. Anche la cresta. Anche la cresta. Perché? E anche l'autograffio. Allora, mi sembra di capire che tu sei un appassionatissimo che di... Io direi anche la cresta. Anche la cresta. Ma tu sei un grande appassionato di che cosa, Giulio? Il T-Rex. Il T-Rex ti piace? I dinosauri ti piacciono? Dinosauri. E quanti ce ne hai a casa di dinosauri? Io direi 8. Ce n'hai 8? Sì, 8. E ti piacerebbe magari averne 9? Un dinosauro, un T-Rex. Voglio dirti a te e a tutti voi che ci sono ancora delle sorprese. Rimanete con noi, con Giulio e con i suoi genitori. A tra poco! Bentornati alla prima volta! E le sorprese non finiscono con Giulio felice con suo... Non finiscono mai, vedi, mi rubo il mestiere, perché adesso, oggi è Pasqua, e a Pasqua i bambini cosa amano? Le sorprese. E vero, le giampette, il cioccolato. Le cioccolate, allora facciamo entrare i maestri cioccolatieri, vediamo cosa ci hanno portato. Vieni, ho riuscito a staccarlo, guarda. I nostri maestri cioccolatieri che hanno lavorato per tutta la puntata e caro Giulio, guarda che bontà che hanno portato. No, adesso guarda, aspetta, non so se puoi toccare. Aspetta, sono tutte per lui? Tutte. Però forse... Adesso non lo voglio più. No, aspetta perché... Aspetta, aspetta. Okay. Mi sembra che manchi forse qualche cosa, però sì, c'è un ovetto. Ascolta Cristina, troppo piccolo questo, bellissima la decorazione dell'altro, devo dire, stupendo, cioccolato, meraviglioso, però che cosa potrebbe mancare? Segno però ai tuoi genitori. Che bello, grazie mille, davvero. E la nostra.
grazie di essere stati qui con noi. Grazie davvero a questi meravigliosi fratelli Croci con i loro dolci che adesso ci dividiamo e ci assaggiamo. Buona Pasqua a tutti, spero che siate stati bene con noi anche oggi. Vi aspetto domenica prossima. Grazie Natalia, è sempre un piacere averti qua con noi. E buona